Zombipur, respira felice. Oh. Ma allora perché le spegne? No, era ascoltà. Ma che spegne la televisione? Oh. Ma non sa quei coglioni! Ascoltami! Ma che ascolto, che ascolto! Chi vuoi vedere la televisione? Adesso fa una cosa, devo fare una cosa. Stronzo, che appena! Oh, ascoltami! Ma che ascolti? Adesso mi ascolti, punto. Allora, adesso io prendo il telefono, chiamo il dottore perché ti deve visitare, ok? E tu sei della visita, te la fa tu! No, tu le ha fatto te! No, io! Adesso aspetto che mi risponde. Ma di coglione! Che io sto bene! Sta a me mi serve! Zitto, mi sta aspettando! Ma sciacqua di coglione! Tu e ma cammina! Che zitto! Pronto, dottore Battilocchi dell'ospedale Sempre Troppi Fratelli di Perugia, dica! Buonasera, dottore! So Carletto! Il paziente è quello De nonno Faustino, non so se se lo ricorda. Sì. Che cosa gli è successo? Praticamente è caduto, si è rotto quattro costole. Dottore? Niente. Ma cosa stava facendo? No, nulla. Ah, ok. Quindi ha rotto le costole e bisognerà intervenire subito. Venga a casa, dai. Verrò prima possibile. Va bene, l'aspettiamo. Ok, a dopo. Va bene, grazie. Ci vediamo tra poco. Sì. Un attimo di là, mo arriva il dottore. Sì. Ma te pare voi altri che vedete da là? Ma me pare che c'ho un nipote cucista rosso! Oh, adesso è arrivato lo stronzo! Dottore, buonasera, prego! Buonasera, vengo subito. Ecco, eccomi. Paziente sopra? Sì. Andiamo. Oh, ecco. Che stai a fare? Adesso c'è il dottore. Buonasera, signor Fausto, buonasera. Ma guarda ho che portato, ho portato una bottiglia, una flebo. Per una flebo, se gli serve. E avete le lastre, ce l'avete? No, te la puoi da te la flebo. Ce l'avete le lastre? Perché sì, adesso sì, ce l'ho la lastra. Vi devo visitare, eh. C'ho anche la macchinetta. Non cominci a essere recalcitrante perché la devo visitare. È possibile anche una visita anale, perciò non stia tanto... Sì, ma te la puoi analisi! Ma te pare che c'è 80 anni ancora te fa, l'imbecille! No, era il dottore! Ma mi scusi! Ma che dottore, che dottore! Ma il dottore, fermo! È uno stronzo! No, era il dottore! Sì, è uno stronzo che la bandiera dal culo! No! Scusi dottore, l'ha portata anche la flebo, il bosco. Sì, l'ha portata la bottiglia vuota, l'ha portata sì, calata perché si porta le bottiglie. Vedo che l'ha portata. Si calmi. Ma che mi calmi? Ma te ne vado io? Si calmi, fermo. Fermo. Ma te pare 80 anni a rompi coglionte qui? Lei ha una sindrome molto grave. Che c'ha, dottore? Ma c'ha la sindrome del bombarolo. No, la sindrome del bombarolo. È inguaribile. È tutto al limite, ci vuole una visita dietro. No. Abbiamo fatto lo scherzo con Filiberta, però dalla gente che ci guarda da casa bisognerà far vedere che ti fa almeno una visita. Dai, ascolta. Ma che visita vuoi? Dai, un attimo, un minuto di visita, dai.
Ma che visita la fa? Dimmelo! Una visita, spalle, c'è anche le spalle, la visita. Qualcosa. Sì, tu qui me la fa. No, no, dai, fa serio, no. Adesso ti sto a parlare seriamente. Adesso mi ho fatto lo spettacolo e tutto, però una visita. Cioè, comunque lui è un dottore. Sì. Fondamentalmente sotto. È un dottore! Sì. Dillo, fatelo cazzotto dentro sti corni! Mai... È un dottore! Ma che dottore? Ma non c'è quello che strada! Io non ho un dottore da lui! No, dai! Ti sciamo sta coglione! È laureato alla Università di Cucurano, Non pensi che... Allora, tu ti hai messo... Vieni qua, te la metti sul tavolino a sedere. Ti fa una visita nati. Sotto il tavolino? No, sono, lì qui a sedere. Ti visita le spalle e poi mo fatto. Dai. Come fai a andarci? Però gli do un cazzotto. Beh, no, sta a sentire qualcosa secondo me. Sì, mi sento qualcosa, l'ho sentito avanti. Shh, silenzio, per favore. Qualcosa. Dica 33. Sì. Dillo. 33. Dica 33. 33 e mo 34. Quanto fa? Quanto fa? 33 più 33, quanto fa? Te sciocco di coglione! Oh no, poi rispondi, sento anche figura. Rumori dal basso. Non no, so, se, qui, non so qui. Se sta... C'ha le perdite? C'ha le perdite sotto! No! C'ha le perdite, sta... Ma le perdite ce l'avrai tu che fa! In pratica, sta spiegando... Sta spiatando con il culo, No, le perdite! Tenga l'aria! Le perdite! Tenga l'aria! Che fa se le moroidi! Spiatamenti culari! Sì, segni, spiatamenti culari! Da curare con... Da curare con supposti... Da sciacquo di coglioni! Da curare con supposti al carburo di tungsteno... Tungsteno? Sì, al carburo di tungsteno, oppure supposte di mioduro. Mioduro, bravo! Una la mattina, ma quando la mattina e una la sera. Quando? Come? Ma quando tu non ce l'hai dottore! Dottore, senta, controlliamo anche davanti. Sì. Ah, e si maneggia il dandino, lo vede. No. Dottore, anche davanti qua vediamo. Ah, sì, sentiamo. È un promontorio, che sì. Boh, ma che è il salvagente c'ha qui per caso? No, di gomma? No, no, non è il salvagente. Ah, ma qui sento che calcia. Ma che c'ha, un bambino? Sì, lo sto per fare. Già mi scappa la testina e il collo. No, è il collo. No, allora allora è il salaparto, cavolo. Sì, sì. Bisogna portarlo in sala a parte urgentemente. Sì, sì. Cincilla che si rimuove. Dottore, anche le boccine c'ha qua. Però si deve girare adesso. No, deve stare. Si mette a prono. Ma questo c'ha qua di si mette a prono. Una donna. Dio. E c'ha qua di coglione. Dio. E adesso? Adesso. Adesso vaffanculo. Ragazzi, qui... Non ci avevamo capito niente. L'unica cosa è che dovete seguirci qui su YouTube. C'è scritto anche qua. Dottor Battilocchi, sì, alle prossime visite. Alle prossime. Ciao!